fare una domanda allora. Certo, e Lautaro Martinez? Perché voglio dire, Lautaro Martinez ha vissuto, poi vabbè, Icardi è successo tutto quello che è successo e Lautaro ha trovato spazio, ma ha vissuto la stagione scorsa così. Adesso Conte vuole Dzeko e Lukaku. Sono due prime punte. Che sono due prime punte. Lautaro può fare la seconda. E Lautaro è una seconda. Lautaro assolutamente, Lautaro fa la seconda. Per caratteristiche, per fisicità, per come interpreta lui anche il ruolo di giocare rubando i rimbalzi. Ricorda in un certo qual senso, non voglio fare paragoni, però se ti ricordi un po', Michele, un po' Pippo Inzaghi, si trovava sempre al posto giusto a rubare le palle dai difensori, dalle respinte. Sì, sì, le palle non ha, erano non sì, ha sì, certo. Chiaramente il fiuto del gol che aveva certo. Pippo, però da quel punto di vista assomiglia molto a quel giocatore, quindi la seconda punta è perfetta. Secondo me sembra un giocatore che dia però il meglio nei 20 metri verso la porta. Ma poi viene a prendersi, è quello che ti fa il movimento, ti porta via, fa una serie di cose. Quando hai una prima punta così forte fisicamente come può essere Dzeko o Lukaku, da difensore ti dico, quando hai una punta così forte fisicamente che ti sa proteggere palla, per i due centrali diventa complicato lasciare l'uno contro uno. Uno perché è gente che nell'uno contro uno ti gira, ti può girare sempre. Io ero uno grosso, ti posso garantire che quando trovi quelli bravi, io ho marcato gente come Scuravi, Anderson, e ti girano, ti portano via, anche se sei nell'uno contro uno, ti porta. Poi il loro scopo qual è? Mi appoggio e poi faccio, si buttano dentro i centrocampisti, gli appoggio la palla dietro e gli faccio fare gol, li faccio calciare. E questo è il ruolo della prima punta. Quindi uno come Lautaro, se trova l'ideale davanti, e Icardi non è quella tipologia di prima punta, ecco perché anche la loro coppia secondo me funzionava il giusto. Icardi è molto egoista, no, non c'è mai stata gioca per se stesso. Icardi non gioca, è questo che Conte non vuole di Icardi, per questo lo rifiuta. Icardi non gioca per la squadra, ragazzi, non l'ha mai fatto. No, però io la domanda che va adesso, Icardi per l'Inter è un capitolo chiuso, ma la domanda che io volevo fare è questa: c'è un allenatore come Conte che chiede con forza, e avrà perché è giusto così, due attaccanti importanti come Dzeko e Lukaku, e ha in rosa Lautaro che in questo momento è diventato il titolare dell'Argentina, quindi è diventato un giocatore importante, sta diventando un giocatore importante, visto che prima parlavamo di Schick, se tu lo prendi poi devi dargli lo spazio di diventare importante per la tua squadra. Che tipo di valutazione sta facendo su Lautaro l'Inter? Fa la seconda punta. Sono due coppie di attaccanti nell'idea di Conte, due prime punte Lukaku e Dzeko, due seconde punte Lautaro Martinez e in questo momento Politano. E ci sta. Sì, poi, il problema è che ti mancano tutte e due le prime punte in questo momento. Sì, no, ti mancano, ma poi. E l'altro è in vacanza, giustamente, perché ha fatto in vacanza. Ma poi io credo che settimana scorsa credo che Antonio abbia fatto una dichiarazione importante. Non ho preclusioni a nessun tipo di sistema di gioco. Credo che la dica molto su quello che era il Conte di qualche anno fa e su quello che probabilmente è diventato nell'ultimo anno e mezzo, due. Perché il calcio inglese ti porta a cambiare, è normale. Non vi dimenticate che cosa ha fatto lui in Inghilterra, ha trasformato un esterno offensivo, mi suggerisce il nome, in un terzino di fascia 80 metri. Però la squadra che gli stanno costruendo e che sta costruendo lui è una squadra da 3-5-2. Cioè, fate le scelte di mercato chi è in rosa. Sì. Perché è difficile immaginare che uno dei tre dietro parta in panchina. Perché ha degli esterni, ne ha tanti di qualità, e l'Inter ha investito ancora sugli esterni perché ha dovuto riscattare Politano. Ma i quattro Lazzaro. O i cinque a volte, dipende sempre che tipo di input tu gli dai. Cioè, allora, noi siamo bravi a dire il 4, i 3, i 5. Poi però dipende che cosa tu chiedi dagli esterni in questo caso. Che però ad esempio l'Inter rosa non ha un trequartista. In non questo momento togliamo Nainggolan perché Nainggolan è fuori dal progetto. Ma guarda per, che Politano per può farlo senza problemi, il sì, cioè, può farlo, però è un adattato. Ma in realtà è un esterno, può anche fare la seconda ma punta. Ma io credo che Antonio il trequartista non lo ami particolarmente. Antonio è uno che ama molto avere gli esterni, decisamente il suo gioco viene molto dagli esterni. Il trequartista, se ce l'hai, deve essere un fenomeno. Hazard, tutti, per dirti quello che c'era al Chelsea. Poi faccio fatica oggi a trovare trequartisti che ti facciano la differenza, perché nel calcio italiano parlo, perché le difese si sono evolute molto, secondo me i terzini
che iniziano a capire meglio come ci si piazza in difesa, i centrali che ormai tanti allenatori sono rapidi, bravi a leggere le situazioni, veloci, soprattutto iniziano a staccarsi dalla difesa ed andare addirittura a marcare il trequartista anche in zone di campo che qualche annetto fa sarebbe stato impensabile, però qualche allenatore dice: io me la gioco nell'uomo contro uomo, perché? Perché ho fiducia nella mia difesa, ho fiducia nei miei difensori, difensori che magari sono meno bravi a, come posso dire, nell'impostare la manovra a volte, però molto più bravi nel recuperarla. Siamo tornati un po' a leggere un po' una difesa più arcigna in alcune situazioni. E dipende sempre quello che l'allenatore chiede dai suoi difensori, secondo me, perché non dobbiamo mai dimenticare una cosa che è fondamentale: i difensori devono difendere prima di tutto. Poi è chiaro che gli si aggiunge tutto quello che vogliamo, la costruzione, la presa di disposizione ad andare a crossare, a fare gioco, bene, però devono difendere. Aggiungo i nomi di altri due attaccanti, perché oggi una prestigiosissima testata come AS ha parlato di un rilancio Inter per Lukaku fino a 80 milioni con pagamento dilazionato. Abbiamo controllato, non ci risulta, l'attenzione su Lukaku è altissima e Conte scalpita per avere almeno uno dei due attaccanti, ma non c'è al momento rilancio e l'Inter al momento non è su quelle cifre.